E salve a tutti, gente, qua Jiggy che parla qui con un nuovo episodio di CB Robo, Let's Go Photo. Nella scorsa puntata abbiamo fatto roba, ovviamente come al solito inizio puntata foto, anche questa, e poi continuare qualche missione, dobbiamo fare una nuova effettivamente. E, ah sì, giusto, nella scorsa puntata la cosa più bella è stata era completare la prima lista di francobolli. E grazie a quello abbiamo ottenuto uno stampo speciale, non lo faremo in questa puntata, ma oggi voglio liberarmi di una cosa. Sono stato al Burger King. Sì. Per ottenere qualcosa che sennò altrimenti sarebbe molto fastidioso. Ce l'ho già per caso, devo ancora comprarlo. Sì, ce n'ho già uno. Questo coso qui. Questo coso qui è una cavolo di bottiglia di quello dei cosi come McDonald's, Burger King. No, non so neanche perché ho detto bottiglia, bicchiere. Quindi non so perché sono uscito, sono scemo, dato che fa un caricamento ogni volta. Ma arrivai e scattiamo sta foto. Così ci liberiamo di questa foto qui, che sennò dovrei tenermi sto bicchiere ancora per qualche settimana, guarda. Scatta. Ecco, quello è lo stampo speciale, quello in verde. Ho già detto cos'è, però dai, su, si può arrivare che cos'è, non vedo l'ora di farlo poi. Però facciamo prima questo. Ci siamo. Audio potrebbe fare un po' schifo. Perché cavo. La cannuccia va un po' più in alto, tra l'altro adesso su cannucce di carta. Quella era anche la mia paura principale, perché molti cosi neanche danno più la cannuccia, altri invece sono modernizzati con le cannucce di carta, perché quelle normali sono diventate tipo illegali? Qualcosa del genere? Devo capire qual è l'angolazione adatta, questa direi. Però la cannuccia è fuori posto. Mica male. Ovviamente non sta mai al centro di ciò dell'inquadratura, ma ok. Hai raggiunto il 60% di velocità, vuoi tornare al passato? Torna nel passato. Anche questo qua avrà una faccia per caso. Nope. Però figo il modo in cui esce. E vabbè, sappiamo tutti che ormai le cose più belle sono. Che bello posso andare nel mio letto. Beh, non c'è molto altro. Se volete uno scontrino è qua, guarda. Ottimo lavoro, CB Robo. Ora ti apro la portella di casa. Vai. Non sono fatto per fare il fotografo, ma chi se ne. Ah, bello, era anche diventato buio. Perfetto. Che porca la miseria. Stavo io del cavolo. Quando lo era diventato, mi sono dovuto girare, sapete. Ah, mi dovevo ricordare ogni volta che sto coso. CB Robo, bentornato. Hai un nuovo nostalgia angelo. Vediamo com'è. I lati sono sempre quelli che vengono peggio, perché non mi chiede di fare la foto lì. Ma yay, una bottiglia del Burger King. Che è il contrario, è anche il contrario. Rare Rub. Vabbè, quello che è. Totti è. Avevamo solo un oggetto in questa categoria? No, ne avevamo due. Ok, tieni. Non è molto importante, quindi lo metto ai lati. Abbiamo fatto. Sì. E la foto è fatta. È l'unica cosa. Benone. Ovviamente solo 4 minuti passati. È ora di fare un po' di missioni. Tanto però ho un sacco di punti cuore per il momento e di acquisti ne ho già fatti, quindi sarei pronto anche per la prossima puntata, però va nelle lettere in carico, abbiamo un nuovo personaggio che possiamo conoscere più molti altri. Oh, quando sono arrivati questi? Ok, vabbè, volevo provare quello nuovo, quindi Disc Zero, senza macchia. E là, CB Robo, amico mio, qui è la futura stella del pop, Disc Zero. Ho saputo che sei bravo a pulire. Baci, baci, Disc Zero. Accetta incarico. Perché tutti qua lo conoscono già?
cavo te ne parlo. Ammazza. Va bene. Molto buio. Ciao amico. Sono discorso di zero. Se c'è bisogno di una ripulita, faccio la mia solita. Tutta brilla senza troppa fatica. Sono una macchina, non so, striscio sulla luce spazio. Non hai tempo per pulire il mio. Dai, basta! Ok. Non si è capito un corno, va bene. Cibiroba, amico mio, sono. Discorso, ok, quindi dovrei chiamarti Disco. Forse mi conosci come Disco. Ho debuttato con quel nome. Come ti chiedi perché una star del mio calibro si dedichi alle pulizie? Perché sei fatto per quello? Io ti rispondo no. Ehi, grazie per l'interesse, amico. Il modo dello spettacolo è duro. Sono ancora all'inizio della mia carriera. Devo solo avere un po' di pazienza e presto riceverò una parte, ne sono certo. Ecco perché ti ho convocato qui, Cibirobo, genio delle pulizie. Diamo una bella ripulitina. Probabilmente già lo sai, ma stammi a sentire. Raccogli spazzatura e usa l'aspirapolvere per risucchiare la polvere. Rimuovi le macchie con lo spazzolino. Sfrega, sfrega. Connessione, vai, grazie. La tua missione è pulire almeno l'80% della stanza. Ma ti senti giù, forse? Non sfrattare, bello? Quando la sacca dell'aspirapolvere sarà piena? Fammi un fischio, amico, ti cambierò io la sacca. Praticamente quello che faccio già, oltre alle vostre stupide missioni. E fammi sapere anche quando sei. Quanto ti sei divertita abbastanza a pulire. Mettiamoci a strofinare, amico. Tu farai effettivamente qualcosa o no? Tocca un cibo strumento per usarlo, capo. Va bene. La batteria era 95 almeno. Sì, l'aumento di batteria ha aiutato un sacco con questa missione del cavolo. Questo è stato una cosa da fare spazzolino. Tra l'altro è la prima volta che abbiamo lo spazzolino in questo gioco. Oh mio Dio, quanto è brutto. Devi pulire proprio precisissimo. No, che rottura di bestemmia. Sono già al 67%. Siamo sì, lo spazzolino occupa un sacco di batteria. Ora capisco qual è il difficile. Bene, vediamo se c'è roba qua sopra. Sì, ovviamente. Qua non ho la pila, vero? Oh, devo arrivare all'80%. Ho detto che qua non sono manco mai nella vita nell'80%. Però la spazzatura sembra occupare gran parte di quella percentuale. Quindi che cacchio sto a pulire le cavolo di cosi? La batteria c'è? No, e non c'è neanche il passaggio per l'appunto. Ouch! Ci sono le impronte. Vai per la spazzatura per il momento. Sì, pulisci bene quell'angolo te. Mi raccomando. Lassù sembra non si possa neanche arrivare. No, non mi sprecare batteria solo a saltare, grazie. Ops. E mi sa che mi rimane solo da pulire così. Cacchio. E dai. Ma amico, non si pulisce. Non è per nulla preciso sto cazzo di spazzolino. 73%, non ce la faccio, amico. Spero che tu abbia chiesto 60 e non l'80 e io mi sia sbagliato, però. Ti odio, orso. Non posso fare altro, anzi. Ti prendo questo. Ah. LOL. Ok. Ce l'ho fatta. Vuoi cambiare la sacca? Non è la sacca che voglio cambiare.
Puoi pulire ancora un po'? Vero? In realtà no, mi spiace. Grazie per aver fatto risplendere tutto, amico. Torna di nuovo a trovarmi. Adesso credo che dovrò esibirmi in una solo. Hai ottenuto? Tra i due punti di cuore. Vediamo quanti punti di cuore hai adesso. Ben fatto, capo. Quello rosso è cringe. Beh, facciamo un'altra missione, che dire. Cipirapo, bentornato. Forse prima o poi dovrò fare un episodio in cui faccio più di una foto alla volta. Giusto, prima carichiamoci. Ricarica completata, hai recuperato tutti i watt, capo. Vuoi salvare i tuoi progressi di gioco? Continua così, capo. Menone. Facciamo ancora una missione almeno. Ancora CGX, c'è, oh mio Dio. Allena la giustizia. Marina non l'abbiamo ancora. Cioè, l'abbiamo già fatta, ma tanto mi ero dimenticato di leggere la descrizione, quindi. Salve i cibi robo! I cibi tot hanno inventato un nuovo gioco, piccole pesti. Oh no, volevo dire, vieni a giocare con loro, maestra Marina, credo che sia comunque qualcosa di diverso da prima. Accetto incarico. Effettivamente un nuovo gioco no. Non spingete piccoli piano. Tra l'altro che l'altro minigioco della precedente volta l'ho fatto al 100%. Ah, Cibirobo tesoro! Ah, sono così felice che tu sia qui. Un po' di pace finalmente. Volevo dire, i Cibidot vogliono giocare di nuovo con te. Vuoi essere il loro compagno di giochi? Da questa parte? Giocheremo a nascondino, vieni con noi. Ho come impressione che non sia un nuovo gioco. Ehi, signore, abbiamo deciso di fare un nuovo gioco. Vuoi provarlo? Prova il nuovo gioco, gioca al vecchio gioco. Prova il nuovo gioco. Ok, ti spiego le regole. Devo cercare due di voi, vero? Ci sarà un altro Cibitotto con il mio stesso farfallino. Dovrai indovinare dove ci nascondiamo entrambi. La parte più difficile, ok, questo qua non sono sicuro che riuscirò a completarlo. Se trovi uno solo di noi. Se trovi uno solo di noi, hai perso. Faremo tre partite e ogni volta che indovini diventerà più difficile. Iniziamo. Livello 1, eccoci. Guarda, dove sono nascosto? Mi sa entrambi sulla melanzana o sbaglio? Complimenti, mi hai trovato. E io dove sono? Ah, ok. Complimenti, hai trovato anche me. Seconda partita, livello 2, via. Aspetta. Ok. Pera e melanzana, giusto? Melanzana sono sicuro. Complimenti, mi hai trovato. E io dove sono? Complimenti, hai trovato anche me. Ultima partita, livello 3, via. Ora devo trovare quelli grigi. Ok, dovrebbe essere di nuovo pera e melanzana. La pera è quello che sono sicuro stavolta. Quindi vai uno.
Complimenti, mi hai trovato. E io dove sono? Complimenti, hai trovato anche me. Wow, hai superato il livello 3. Quando sarò grande voglio diventare proprio come te. Chi dei due me lo sta dicendo? Ah, anch'io, anch'io. Oh, Gibirabo, sei troppo forte. Vuoi giocare ancora con te? La maestra Marina stava chiacchierando. Allora io gli ho risposto: certo, alle volte sono dei mostri, ma non esageriamo. Alla fine non sono poi così male. Qualche volta sono persino carini. E io in fondo: ehi, le bollette non si pagano da sole. Bla bla bla, eccetera. Che genere di mostri? Quelli verdi e pelosi? Diccelo, signore. Piccoli, tornate sullo scuolabus. Oh, è già ora di tornare a casa? Torna presto a giocare con noi, Cibirobo. Grazie mille, Cibirobo, caro. Sembra che i Cibidotti si siano proprio divertiti. Ti chiederò ancora di giocare con loro. Anche qua ho fatto 100%. Ho ottenuto. Bella. 65 punti di cuore. 65 punti di cuore. Hai vinto una coppa d'oro. Perché nel primo livello ho preso solo una coppa di bronzo? E sempre 100%. Mi sarei aspettato magari la coppa d'argento per questa, la coppa d'oro e bla bla bla, insomma. Però no. Vediamo quanti punti di cuore hai adesso. Dai, su. Ci siamo, ci siamo. Ben fatto, capo. Smettila di laggare. Sta laggando troppo. Oh, sta facendo le sue stronzate. Cavoli. Cipirobo, bentornato. Forse è mattina un po' troppo lagosa per giocare, ma. Che dire, sono rimasti quanti minuti? Siamo solo a metà episodio. E non abbiamo sbloccato nessuna nuova mappa da esplorare. Che rottura di. Andiamo a vedere se quello lì ha un francobollo nascosto, che ne dite? Vuoi andare alla sala mostre? Mostre 2. E salta, salta. Questo l'abbiamo già visto, questo sì. Tu, Burger King. Succhiando dalla cannuccia, è possibile sfidare la legge di gravità e far risalire il liquido? Beh, effettivamente ci credo che le cannucce non esistano più nel vostro mondo. Ma bisogna fare attenzione a non farsi andare di traverso le bollicine. Allora c'è qualcosa, tra l'altro si vede lievemente texture mancanti. Vabbè. Non sembra esserci un corno qua. A parte uno schermo che lagga. La dicono ogni mia serie del 3DS, ma che odio. Non è neanche un calo di frame chissà assurdo, ma per qualche motivo decide di prendere metà schermo e farlo lampeggiare. Perché? Oh my god, che odio. Non ha senso. Se è solo metà schermo che lo fa, non ha davvero senso. Per qualche motivo ho scattato una foto, ricordo se per sbaglio. Stanza del direttore. E ho all'incirca 10 minuti per esplorare qualcosa. Non che sia così entusiasta, sono le stesse cavolo di mappe, però dobbiamo trovare francobolli. Quella è l'unica cosa che mi piace dell'esplorazione. Bentornato! Però effettivamente anche pulendo si trovavano un sacco di francobolli, quindi devo pulire. Ricarica completata, hai recuperato tutti i quad, capo. Vuoi salvare te per progressi di gioco? Continua così, capo. Ok, questa era una bella laggata.
Ultimi 10 minuti lagganti, poi ti lascio in pace, gioco, tranquillo. Resisti ancora 10 minuti. Resisti! La connessione sta andando. Ci sta lasciando. Vai qui, chi se ne frega. Qua dovevamo pulito prima, quindi magari adesso dimostriamo come il minigioco effettivamente sia più difficile di farlo veramente. Anche perché wow, usare quello spazzolino è un incubo. Un adesivo abbiamo visto che si nascondeva qua dietro, quindi magari se... Mi sembra di vederlo. Sì. Ciao. Hai trovato un francobollo? Grazie, Telly. Telecamera così però non mi piace. Usa il iPad per fare così, grazie. C'è molto meglio. Quando il bidone della spazzoniera diceva che c'erano dei francobolli in mezzo alla spazzatura, non so se contasse anche il sacchetto della polvere. Perché se così non è, allora non ha davvero molta utilità questa polvere. Però puliamo tutto il sotto, poi batteria e poi facciamo il sopra. Non lo sto neanche facendo in maniera corretta, ma chi se ne... C'è altra roba qua sotto. Che ancora metà batteria pressoché. Beh, c'è spazzatura lì effettivamente. Vabbè, puliamo qui. Ah, buon dì. Vediamo cosa vuole Stores. Beh, effettivamente l'unica che non abbiamo mai più incontrato nelle zone esplorazione era la maestra, quello come si chiama. Ciao Cibirobo, amico mio. Starsene un po' da solo. Se solo avessi qui con me tutti i ballerini, potremmo debuttare con una nuova canzone. Ballerini sono in pausa. Torna ancora a salutarmi. Ballerini, tornate qui, belli. Boh, non ho capito se effettivamente con la loro storia si va avanti nei progressi. Vabbè, abbiamo visto con quella della maestra che comunque ci danno nuove missioni se completiamo il 100% le altre. Quindi magari così che si va avanti anche con la loro storia. Però mi è sembrata uguale alla storia. A parte quello che hanno detto i cibidotti alla fine. Era sempre roba generale, che non serve un fico secco, ma... Devo andare. Lo so, ho lasciato pochissimo di polvere, lo riprenderò, però... La batteria, c'è da avere paura in questo gioco della batteria. Ahimè. No! Soprattutto... No, quanto mi ha tolto? 10. Siamo seri. 10 di batteria. Cibirobo, ricorda... Dai! Sei un coglione! Sì, sì. Fai quello che devi fare. L'avevo capito, la batteria scende anche durante ste cavoli transizioni, anche se non viene mostrata. Da qua. Telli, ti odio. Per colpa tua morirò. Muoviti! Oggetti ricevuti 3. C'è qualcosa nella spazzatura, almeno dammi sto stupido francobollo. Sì. Basta cazzin. Grazie per i rifiuti.
Hai ottenuto 11 punti cuore. Torna presto. Vai, vai, vai. Cavolacci. Cipirobo, ben tornato. Sì. Cipirobo, il tuo numero attuale di punti cuore è di 149 punti cuore. Con questi potrai stampare nuove pellicole di sagome. Perché non dai un'occhiata al catalogo di sagome? Non riesci a vederlo per caso? Perché? Sì, è vero, sto vendendo tutti i punti cuore. Potrei comprarne un sacco. Il gioco sospetta di fare le foto appena possibile. Però, beh. Sì, può darsi che nel prossimo episodio dovrò farne due di foto perché non sembra l'algoritmo giusto per andare avanti, questo qua. Vuoi salvare dei progressi di gioco? No. Ok. Odioso. Posso pur sempre comprarle, però. Categorie lista come quelle non abbiamo comprato, tra l'altro. Queste abbiamo comprate tutte. Ah. C'avevamo la scatola di cartone di latte. Anche quello lì è un pochettino difficile, ma non troppo. Il guanto. Quello lì posso procurarmelo. E questo che è un cavolo di rotolo di sushi, che come cavolo farò una foto di quello non lo so. Ok, per una volta riusciamo a fare più di uno stampo. Basta laggare. Fai stampa, fai in fretta così posso concludere l'episodio anche se neanche siamo arrivati alla mezz'ora. Ma lasciamo, ma così almeno sta pozzetto. Vai connessione, vai. Doveva venire prima o poi. Ben fatto Cibirabo. Hai stampato tutte le nuove sagome. Adesso il catalogo delle sagome ha una nuova pagina. Va bene, grazie, grazie Telly, ma io devo andare. Perché sennò questo coso continua a ammazzarmi, ok, ho capito. Schiatto, va bene. Quasi che è tutto, alla prossima. Grazie per aver seguito questo episodio, se vi è piaciuto lasciate un like. E arrivederci a tutti quanti. Ciao ciao.